ragazzi e bentrovati sul nostro canale. Innanzitutto vi chiediamo come state, perché in questo periodo, almeno in zona da noi, è stata una strage di influenza e anche noi ce la siamo beccata, purtroppo, prima io e poi dopo anche Guido, però insomma ne stiamo cercando di uscirne fuori a suon di spremute e tisane calde col miele. Prima di iniziare con il video di oggi, che vi svegliamo già è un video creativo, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordiamo anche che qui sotto nello spazio della descrizione vi lasciamo sempre i nostri contatti social di Facebook ed Instagram ed anche una bella serie di video interessanti che abbiamo realizzato in precedenza e che invitiamo tutti voi appunto a darci un'occhiata. Il progetto creativo di oggi riguarda un oggetto, diciamo, che usiamo quotidianamente tutti quanti, a partire dai bambini a scuola, ai ragazzi alle superiori, all'università ed anche i lavoratori. È un oggetto molto utile, o almeno noi lo riteniamo molto utile e lo utilizziamo sempre, perché appunto ci rende la vita più semplice, organizzata e meno incasinata. E soprattutto lo consigliamo alle persone che magari come noi hanno mille cose per la testa, però sono anche un po' smemorine, diciamo così, e quindi magari spesso si dimenticano le cose. Quindi è un oggetto davvero utile. Come sempre è un progetto creativo, ma appunto dato che quest'anno siamo in vena di cambiamenti, abbiamo pensato anche di fare un qualcosa in cui si vada a risparmiare e anche qualcosa di riciclo. Quindi stiamo parlando di un bullet journal. Adesso vi spiego un attimino che cos'è. Sicuramente su YouTube ne troverete tanti di video sul bullet journal, però principalmente in lingua inglese e spagnola. Noi abbiamo pensato di farne uno, ovviamente a modo nostro, in lingua italiana. Allora, è un'agenda fai da te, assolutamente personalizzabile, quindi noi adesso vi facciamo un attimino vedere come l'abbiamo fatta noi. E però appunto, essendo personale, la potete realizzare come più vi viene comodo, insomma, realizzarla, e ovviamente anche come più vi piace. L'anno scorso ne avevo acquistata una, l'avevo acquistata appunto in una libreria e del marchio Legami, che sicuramente avrete visto in giro, fanno anche le borsette di stoffa. È stata molto utile appunto per segnarsi tutti gli appuntamenti vari, tutti gli impegni. E però questa qui io l'avevo pagata, non mi ricordo esattamente, oltre i 10 euro mi sembra, più o meno. Comunque il prezzo delle agende si gira sempre intorno ai 10 euro. Allora ho pensato, perché non farne una fatta da me? Quindi abbiamo semplicemente acquistato da Tiger, che sicuramente tutti voi conoscerete. Tempo fa avevamo fatto anche un video di acquisti, sempre acquisti creativi, da Tiger. Hanno tantissime cose deliziosissime, se ancora non lo conoscete andateci a fare un salto. Abbiamo acquistato un semplice quaderno con delle pagine bianche e con la copertina nera e l'elastico, semplicissima, e avevamo pagato 2 euro. E con questi 2 euro e utilizzando del materiale che avevamo in casa e anche di riciclo, praticamente ci siamo fatti l'agenda. Noi abbiamo fatto un'agenda, quindi la differenza tra agenda e diario scolastico qual è? Diciamo che l'agenda parte da gennaio fino a dicembre, invece per i ragazzi che vanno a scuola i diari partono da settembre, se non erro, fino a giugno, no? Seguono il calendario scolastico. E comunque questa è appunto un'idea che anche mi rivolgo anche alle mamme e ai ragazzi, che se volete risparmiare, e diciamo che i diari costano anche un bel po', anche sui 15 euro, potete prendervi ovviamente per tempo e risparmiare un bel po' di soldini. In più vi divertite nel crearlo e così potete anche passare del tempo insieme. Noi, non essendo più studenti da un bel po' di tempo, l'abbiamo fatta ad agenda, quindi da gennaio a dicembre. Prima di farvi vedere l'interno, quindi come l'abbiamo strutturata e organizzata, io partirei dalla copertina. Allora, questa qui è l'agenda. Come vi dicevo prima, era un semplicissimo quaderno con la copertina nera, ok, con l'elastico, questo c'era già, e ovviamente un segnalibro. E praticamente, siccome nera ci sembrava un po' anonima, comunque volevamo dargli un tono, ecco.
E siccome questa la userò io, ho deciso di personalizzarla appunto con dei colori e con una fantasia, insomma, che mi piace. E per farlo abbiamo semplicemente rivestito questa agenda anonima nera riciclando della semplicissima carta regalo, che era questa. Una semplice, in realtà era una busta regalo, quindi di plastica, sottile, ma va benissimo anche qualsiasi altra carta regalo. E con l'aiuto della colla Vinavil, la colla vinilica, ok, l'abbiamo semplicemente incollata e voilà, insomma, l'agenda è bella e rivestita. Così sicuramente ha un aspetto molto più grazioso. E quindi questo è quello che riguarda la copertina. Poi invece, per quanto riguarda l'interno, vi faccio vedere anche i materiali che abbiamo utilizzato e che, se ci seguite, sicuramente riconoscerete, perché appunto li abbiamo già utilizzati in altri video. E per la precisione sono materiali che avevamo utilizzato per i video riguardanti l'art therapy e i mandala. Allora, materiale super banale che tutti abbiamo in casa: una matita, una gomma. Poi noi abbiamo utilizzato questa penna, è una Pilot, quelle con l'inchiostro nero da ricalco quando ricalcate i disegni, che comunque la trovate in tutte le cartolerie nei supermercati. Poi, passando a materiale invece più specifico, abbiamo utilizzato i nostri amati pennarelli Stabilo Pen 68, questi qui, ve li ricordate? Poi abbiamo utilizzato sempre della Stabilo i Pen 68 Neon ed anche le penne sempre della Stabilo, che sono gli Stabilo Point 88. Questi qui invece ve li avevamo soltanto fatti vedere in un video acquisti d'estate, però non li avevamo ancora utilizzati. E adesso vi faccio vedere. Guardate intanto che carino anche il packaging, molto comodo, anche pratico da portare sempre dietro, anche in borsa, nello zaino, grazie a questa apertura a strappo. Ecco. E questi, insomma, sono tutte le penne con tutte le gamme di colori della Stabilo. E ci sono piaciuti moltissimo, scrivono bene e ci siamo trovati bene. Chiaramente, se non avete questi pennarelli, noi ve li consigliamo perché appunto sono molto validi, però se appunto non ce l'avete, potete utilizzare quello che avete in casa. Anche delle matite colorate vanno benissimo. Come vedrete tra poco, noi abbiamo gettato le basi, diciamo così, la struttura dell'agenda, però chiaramente nel corso di quest'anno sicuramente l'arricchiremo con varie decorazioni e varie cose interessanti. E avevamo pensato magari di rifarvi un video appunto riguardante il bullet journal a fine anno, quindi verso dicembre, così magari vi possiamo far vedere le novità che abbiamo portato al diario e magari parlarvi anche di tutti gli eventi interessanti a cui abbiamo partecipato e che magari vi consigliamo per il 2019, e magari vi daremo nuove idee per fare l'agenda per il prossimo anno. Allora, qui c'era un'altra pagina, però come vi dicevamo prima l'abbiamo rivestito, quindi l'abbiamo sfruttata per incollarla e quindi mascherare il fatto che appunto era stata rivestita con la carta regalo da riciclo. Come vi dicevo, l'agenda è ancora in costruzione, quindi delle cose devono essere ancora fatte. Ad esempio, in questa pagina qui ho scritto mandala perché ho intenzione di decorarla con un bel mandala e prossimamente lo vedrete. Poi invece, come inizio agenda, abbiamo pensato, come in tutte le agende ovviamente, c'è la parte anagrafica, quindi nome, cognome, numero di telefono, mail, quindi dati che potete avere sempre pronti a portata di mano se siete ad esempio tipi che si dimenticano il numero di telefono o la mail. Bene, poi dopo passiamo, ecco qua, il 2018. Allora, come potete vedere, qui è tutto bello colorato, abbiamo utilizzato appunto gli Stabilo. E niente, abbiamo semplicemente dato una prima panoramica del 2018, quindi abbiamo semplicemente scritto tutti i vari mesi dell'anno e li abbiamo suddivisi giorno per giorno, in modo da avere sempre un calendario subito pronto a portata di mano, mese per mese. Poi, in quest'altra pagina, abbiamo pensato di segnarci tutti i weekend
I weekend, si sa, sono sempre quelli più attesi. Per carità, c'è sempre anche gente che lavora durante i weekend, però solitamente nei weekend si fanno le cose che, diciamo, non si riesce a fare durante la settimana, e sono anche quei momenti liberi che abbiamo, magari anche per farci una scampagnata o, come ad esempio ho segnato qui ed ho evidenziato mese per mese, la prima domenica del mese, sappiatelo, ci sono i musei gratis in tutta Italia. Quindi in queste pagine ho segnato i weekend mese per mese e appunto ho evidenziato con questo colore rosa, appunto per ricordarmi di questo importante evento da non sottovalutare. Ecco, come potete vedere sia da queste pagine che da queste, la grafica è molto semplice, non abbiamo utilizzato caratteri particolari, ma semplicemente abbiamo scritto con la penna, con un carattere che ci veniva spontaneo scrivere, e poi dopo semplicemente abbiamo colorato con i nostri pennarelli, quindi una cosa molto molto semplice. Un'altra cosa che vogliamo farvi notare è che ad ogni mese abbiamo attribuito un colore, e appunto questo fatto del colore si ripete sempre nell'agenda. Quindi ad esempio gennaio sarà sempre color azzurro, febbraio sempre rosso, marzo questo verde e via discorrendo. Quindi ogni mese è legato a un colore in modo da insomma non far confusione. Poi in queste altre due pagine abbiamo inserito le festività, quindi le feste, sia le giornate. Ad esempio prendo febbraio, che ormai siamo alle porte, il 14 è mercoledì, è San Valentino. Però ad esempio c'è anche il carnevale, quindi a febbraio ad esempio ho segnato il carnevale, e abbiamo anche fatto dei piccoli disegnini. Come potete vedere appunto, e come vi dicevo prima, questa agenda è molto personalizzabile, quindi potete decorarla oltre con delle scritte anche con dei disegnini. Giugno, festa della Repubblica, poi dopo da noi si festeggia ad esempio il Sant'Antonio, e una cosa che festeggiamo e festeggiamo con voi: il 5 giugno è il secondo compleanno del nostro canale YouTube Creatività in Circolo. Ancora avanti, qui abbiamo pensato di dedicare questo spazio alle giornate mondiali. Qui ovviamente è uno spazio che non abbiamo ancora compilato e sarà da compilare mese per mese, mesi appunto sempre con lo stesso colore. Poi queste altre due pagine sono davvero carine, perché appunto riguardano i compleanni, così non abbiamo scuse, possiamo ricordarci di tutti. Quindi mese per mese possiamo scrivere e annotarci il compleanno dei nostri amici, i nostri familiari e dei nostri conoscenti. E qui abbiamo utilizzato una grafica molto semplice e molto colorata, e abbiamo semplicemente aggiunto dei palloncini e dei pacchetti regalo. Poi queste due pagine ci piacciono tantissimo, ovvero si parla di cinema. E in queste due pagine abbiamo pensato di annotare mese per mese tutti i film che andremo a vedere al cinema. Adesso siamo ancora a gennaio e finora abbiamo visto Due sotto il burka e Come un gatto in tangenziale. E voi invece che film avete visto di bello? Allora, in questa pagina abbiamo pensato di dedicarla ai libri, quindi i libri che andremo a leggere quest'anno o comunque che avremo intenzione di leggere. E quest'altra pagina invece abbiamo pensato di dedicarla alle varie mostre d'arte e concerti appunto che ci interessano e che abbiamo intenzione di andare a vedere quest'anno. Qui invece in quest'altra pagina abbiamo pensato di dedicarla alle gite e ai viaggi, e non necessariamente chissà che viaggi, ma anche delle scampagnate, delle gite in giornata. E qui invece, dato che anche nel nostro canale parliamo di food, quindi di cibo, abbiamo pensato di dedicarla a ristoranti e locali. Quindi qui in questa pagina abbiamo la possibilità di segnarci anche i ristoranti in cui andremo a mangiare, magari ristoranti, posti nuovi. Quindi qui ci segneremo tutti i locali, i ristoranti nuovi che andremo a scoprire quest'anno. Chissà cosa ci porterà quest'anno, cosa andremo a scoprire, che gusti ci riservirà il 2018. Poi queste quattro pagine qui abbiamo pensato di dedicarle a YouTube, dato che appunto è una delle nostre attività, insomma, dei nostri progetti, e siamo sempre attivi.
E quindi abbiamo pensato di monitorare mese per mese e quindi annotarci man mano tutti i video che andiamo a fare, pubblicare, quindi segnarci gli iscritti, le visualizzazioni. Bene, poi in queste altre due pagine abbiamo pensato di dedicarle agli eventi e ai festival, e qui veramente potete sbizzarrirvi, ovvero ci saranno sicuramente tantissimi eventi, tantissime mostre, fiere legate. Ad esempio qui ho annotato a matita, però comunque devo ancora aggiornare bene le date, tutto quanto, fiere della creatività, come ad esempio Abilmente, che sicuramente molti di voi conosceranno, il Parco Sigurtà, che comunque periodicamente fa degli eventi, sempre molto carini, oppure ad esempio ottobre qui ho segnato a matita anche l'Euro Chocolate, che c'è il Festival del Cioccolato che c'è a Perugia, insomma eventi del genere, ecco, che potete trovare in tutta Italia. Poi questo qui è un piccolo spazio note che abbiamo pensato di creare appunto per segnarci e non farci sfuggire niente, come ad esempio posti che ci interessano, numeri, indirizzi, cose da fare, da vedere, eccetera 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 eccetera. Poi altre due pagine, queste sono molto interessanti, riguardano i desideri, ovvero ciò insomma che ci piacerebbe si realizzasse in questo 2018, cose da fare, cose che ci piacerebbe imparare, eccetera eccetera. Quindi uno spazio del tutto personale, come appunto tutta l'agenda stessa lo è. Poi qui invece abbiamo pensato di dedicare questo spazio alla musica e le canzoni che ci piacciono, e magari non soltanto le musiche che ci sono adesso al momento in radio, ma magari anche musiche che ascoltiamo così non da tempo avevamo dimenticato, o comunque della musica nuova, che delle canzoni nuove che non conoscevamo e quindi che si possono annotare. Qui delle frasi, invece spazio frasi, frasi che ci piacciono, magari tratte da film, da libri, che comunque ci colpiscono e che quindi vogliamo sempre tenere con noi e segnarcele. Qui invece, in quest'altra pagina, abbiamo pensato di dedicarlo a uno spazio natura, quindi ai parchi, fiori, giardini, animali. Quindi se nell'arco di quest'anno, e penso di sì sicuramente, andremo a visitare dei giardini, dei parchi, ecco, qui si possono, in questo spazio abbiamo la possibilità di annotarlo, o comunque se ci sono dei parchi che abbiamo intenzione di visitare o che comunque riusciamo a rintracciare tramite internet, che ci sembrano interessanti da vedere, si possono segnare in questo spazio. Invece in quest'altra pagina abbiamo messo i preferiti del mese, e quindi mese per mese potremo annotarci ciò che ci è piaciuto di più. E qui veramente può essere di tutto, nel senso magari un'esperienza che abbiamo fatto, una persona che abbiamo conosciuto, un cibo che ci è piaciuto, un film che abbiamo visto, un libro che abbiamo letto, insomma qualcosa che ci ha fatto star bene e che ci è piaciuta davvero tanto, riferita mese per mese. Quindi queste qui, ragazzi, sono dei piccoli spazi, insomma, ecco, vi avevamo detto che era un'agenda molto personalizzata. E quindi oltre agli classici appuntamenti, impegni vari, abbiamo anche dello spazio per noi in questa agenda da segnarci le cose che più ci piacciono. Da questa pagina in poi abbiamo segnato tutti i vari mesi, ad esempio vi faccio vedere, non so, febbraio, eccolo qui. Ogni pagina di febbraio, mese per mese, appunto riporterà la scritta il mese, quindi febbraio, per tutto febbraio. Poi dopo ci saranno segnati tutti i giorni, quindi il febbraio inizia dal giovedì, quindi il giorno e il numero. E poi accanto vedete delle faccine che sono dei semplici smile, ovvero uno smile sorridente, uno smile così così e uno smile triste, in modo tale che giorno per giorno vi possiate fare, diciamo, un piccolo rendiconto della giornata e vedere anche di che umore siete stati, se avete passato una giornata felice, una giornata così così o una giornata triste. Qui invece trovate segnata la prima domenica del mese, come vi avevo fatto vedere qui nei weekend, e sempre con lo stesso colore abbiamo segnato la scritta Musei Gratis, per ricordarci che ogni mese abbiamo la possibilità di andare a visitare dei musei gratuiti. E a fine di ogni mese troviamo una pagina o comunque uno spazio dedicato a un breve riassunto del mese,
Per quanto riguarda le spese che abbiamo avuto, quindi non possiamo sgarrare, quindi in questo spazio potete scrivere tutte le vostre spese, le vostre quindi perdite. Le entrate, quindi quello che avete guadagnato al mese o comunque quello che siete riusciti a risparmiare. Un altro piccolo spazio, ma di cui avevo accennato prima, degli smile. Così qui potete fare un piccolo conto, un piccolo resoconto del mese, come sono state le vostre giornate. E sembrerà magari una cosa magari anche da fissati, magari anche un po' stupida per alcuni. Però secondo noi può essere anche una cosa buona per ricordarci che appunto non vale la pena essere tanto così o così, ma cerchiamo, insomma, questa cosa ci farà ricordare che dobbiamo essere più spesso così, ovvero più felici, più contenti e soddisfatti. Anche perché il tempo va avanti e non torna indietro, quindi più siamo così e meglio è. Poi un altro piccolo spazio sono le note, e in questo spazio qui ci potete scrivere, non so, delle cose che vi dovete ricordare da fare, ad esempio nel mese, non so, una visita ad esempio. E qui ovviamente ho segnato in grande anche il mio compleanno. Qui c'è anche il compleanno di Guido, che suo è il 5 novembre. Come vedete, i mesi sono appunto strutturati tutta la stessa maniera, non ve li faccio vedere pagina per pagina perché non avrebbe senso e anche perché il video sta diventando tanto lungo, però ci sono tante cosine da dire. Ecco, è una cosa molto semplice da fare, i colori sono sempre gli stessi, mese per mese. Poi dopo, andando verso a fine agenda, allora, questo qui è dicembre, quindi lo spazio, sempre le spese, le entrate, l'umore, le note. Finito il 2018, abbiamo pensato di dedicare una pagina appunto a un riassunto ed obiettivi raggiunti nel 2018, quindi qui potete scrivere tutto ciò che riguarda appunto il 2018, il vostro andazzo del 2018, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, quello che avete fatto, quello che siete riusciti a fare, quello che non siete riusciti a fare. Insomma, si tirano le somme. Poi, qui in quest'altra pagina abbiamo segnato il 2019. Nuove 365 possibilità. Eh sì, perché ogni anno ci sono 365 giorni e in questi 365 giorni abbiamo sempre la possibilità di fare qualcosa di buono e quindi abbiamo delle vere e proprie 365 possibilità di fare sempre meglio, fare cose utili che ci piacciono e di stare bene soprattutto. E poi dopo abbiamo segnato il mese di gennaio, tanto perché arriviamo alla fine di dicembre e magari dobbiamo prenderci degli appuntamenti per gennaio, almeno abbiamo una breve panoramica insomma di quello che sarà gennaio, quindi i giorni della settimana e poi abbiamo un piccolo spazio note dove segnarci appunto gli impegni di gennaio nell'attesa insomma che l'agenda del 2019 sia pronta, ecco. Qui accanto abbiamo una pagina dedicata invece ai buoni propositi e progetti per il 2019 e qui invece facciamo un tuffo indietro perché, ve lo spiego subito, perché ci sembrava poco carino insomma mettere queste pagine all'inizio, perché abbiamo deciso di mettere le cose diciamo un po' più rognose alla fine, però comunque sono sempre pagine utili ed interessanti. Ad esempio qui abbiamo pensato di mettere auto e controlli 2018, ovvero segnarci tutto ciò che riguarda la nostra macchina, ad esempio la scadenza del bollo, il tagliando, la revisione, l'assicurazione, le gomme, insomma tutto quello che riguarda la nostra auto, e anche per ricordarci le scadenze e anche quanto dobbiamo pagare, in modo da avere i dati sempre pronti e non far confusione e non dimenticarci di pagare niente, perché può capitare magari che uno si dimentica di fare un controllo e magari va fuori tempo. Non succede niente, per carità, però è sempre meglio fare tutto nei tempi giusti e rispettando insomma le regole. E qui abbiamo anche uno spazio note, ad esempio spese varie, se dovessimo avere delle spese purtroppo per la macchina
oppure anche quando mettere l'olio, le volte che la portiamo a lavare, eccetera. In questa pagina abbiamo messo le spese importanti del 2018. Quindi se nel resoconto mese per mese, tipo qui per intenderci, mettiamo, che ne so, l'uscita al cinema per dire, o la pizza che andiamo a mangiarci, qui magari mettiamo le spese importanti, ad esempio, non so, le bollette o comunque delle grosse spese che magari possiamo avere nell'arco dell'anno. Poi ancora, i miei contatti e i numeri utili. Perché sì, ragazzi, abbiamo sempre il cellulare in mano, ok? Ma che cosa succede se per caso questo dovesse morire? Facciamo corni. Molti di noi, ed è un dato certo, se non ha quel coso in mano non si ricorda assolutamente i numeri di telefono e noi ne siamo l'esempio vivente. Quindi mi raccomando, una cosa utile è segnarsi almeno i numeri principali dei contatti che, appunto, con cui ci sentiamo più spesso, almeno segnarsi il nome e il numero di telefono accanto come si faceva una volta, in modo che se dovesse disgraziatamente succedere qualcosa al nostro telefono abbiamo comunque dei contatti, dei riferimenti e non ci possono sfuggire. Quest'altra pagina invece abbiamo pensato di dedicarla a emozioni e giornate speciali. Ovvero di segnarci qui tutte le giornate, diciamo, speciali che abbiamo passato durante l'anno. Beh, chiaramente questo secondo noi dovrebbe essere tutta l'agenda, perché ogni giornata dovrebbe essere speciale. Però la vita e gli eventi, insomma, non è sempre così, ecco. E quindi questa sarebbe una bella pagina da segnarci tutte le giornate speciali, insomma, che abbiamo trascorso e da non dimenticare. Queste altre due pagine che abbiamo qui non ve le facciamo vedere perché riguardano dei progetti che, a cui stiamo lavorando e quindi vi aggiorneremo più avanti. E qui invece, in ultimo, ma non per questo meno importante, abbiamo una delle pagine, abbiamo lasciato delle pagine vuote per quanto riguarda il lavoro, quindi segnarci, non so, ad esempio tutti, se abbiamo meeting di formazione, meeting di lavoro, appuntamenti, se avete un lavoro, diciamo, più o meno fisso, o se comunque fate dei lavori saltuari, almeno vi potete segnare, ad esempio da tot a tot ho fatto questo lavoro, appunti su qualsiasi cosa riguardi il vostro lavoro. Ed infine, e poi qui abbiamo concluso, ve lo prometto, questa bellissima agenda, quaderno, era fornita di questa tasca, diciamo, vedete? E in questa taschina abbiamo pensato di riempirla con magari biglietti di concerti, di mostre, insomma, ci sembrava una cosa carina da, insomma, da tenere, da portare con noi nell'agenda. Bene ragazzi, cosa ne pensate allora di questo video e di questo progetto creativo? Avete qualche suggerimento, qualche consiglio da darci? Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciateci tanti pollici in su, tanti like e condividete il video con tutti i vostri amici sui vostri social. Iscrivetevi al nostro canale, è semplicissimo, basta cliccare qui sotto il tasto iscriviti e cliccate anche a lato dell'iscriviti la campanellina che vedete fuori. Così ogni volta che caricheremo un video vi apparirà la notifica. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook Creatività in Circolo Official e anche su Instagram Creatività in Circolo. Vi lasciamo tutto scritto qui sotto in descrizione e noi ci rivediamo qui presto con un prossimo video. Ciao!